si riparte ancora più numerosi, determinati e internazionali di prima. Garbosi e giovani leggende, i tornei di basket per eccellenza, tornano a illuminare il lungo weekend di Pasqua, con partenza giovedì e finalissima il lunedì dell'Angelo. Per Paolo Vittori, anima e motore del Garbosi, è una sfida già vinta, impressa negli occhi di chi, oggi in campo, domani si ricorderà di Varese. Uno l'avrà per tutta la vita, magari farà l'avvocato, e un altro invece diventerà pallacanestro, uno sarà il dottore, però si ricorderanno sempre di Varese, una bella cittadina, ospitale, perché i genitori che ospitano le squadre, i bambini delle squadre, si sono sempre dimostrati molto 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 affettuosi. Discorso analogo per la regia di Giovani Leggende, ereditata prima del Covid dalla lunga gestione di Giuseppe Livio e pronta a misurarsi con diversi parquet del Varesotto. Il torneo si svolgerà da giovedì sera a lunedì, ci saranno 4 gironi a Malnate, Campus Varese, San Giorgio Sulegnano e Gallarate, ci saranno le semifinali, primo e quarto posto, la prima alle 18 domenica sera sul campo di Gallarate, la seconda alle 21 sul campo di Malnate. Speriamo davvero che lunedì al palazzetto di Masnago, dalle 19 in poi, si possa davvero vivere l'atto conclusivo ed avere un palazzetto pienissimo per celebrare nel modo migliore questa meravigliosa realtà.